Oggi ho due incontri in Calabria, Catanzaro e Lamezia Terme. Insomma, state completando tutte le operazioni. Casa Pound sarà presente praticamente in tutta Italia e chiaramente l'obiettivo è quello di superare lo sbarramento. Sì, penso che è un obiettivo assolutamente alla nostra portata. Adesso entra anche in vigore la par condicio, per cui avremo quella possibilità di parlare sui media, diciamo quelli più grandi e conosciuti, che ovviamente fin qui ci hanno censurato, e siamo convinti assolutamente che avremo il favore degli italiani che sceglieranno di mandarci in Parlamento a dare battaglia per i futuri 5 anni di governo tecnico che purtroppo ci attendono. Lei diceva in una dichiarazione dei giorni scorsi che siamo più maturi rispetto alle ultime consultazioni, nelle quali chiaramente forse insomma, non siete stati completamente soddisfatti del ruolino di marcia. Beh, 5 anni fa eravamo molto più piccoli, eravamo più giovani e non eravamo soprattutto presenti in tutti i collegi. Adesso sono passati 5 anni, Casa Pound è conosciuta in tutta Italia, vuoi non vuoi anche perché semplicemente se ne parla male tutti i giorni in televisione, ma poi la gente ha la possibilità di conoscerci davvero tramite i social e capisce le bugie che si dicono sul nostro conto e quindi automaticamente poi si innamora del movimento. I risultati elettorali anche parlano chiaro, il 9% di Ostia, l'8% di Lucca, Bolzano, Todi, quindi c'è veramente la sostanza che prima non c'era. Un'ultima cosa di Stefano, il centrodestra non la convince. È possibile che in centrodestra non si riesca a raggiungere un'unità di base, insomma, sui principi cardine? No, la legge elettorale è stata scritta apposta per pareggiare, nessuno può vincere perché per vincere serve prendere oltre il 40% dei voti e vincere il 70% dei collegi uninominali, questo è fuori dalla portata tanto del Quindi sarà centro. governo tecnico. Sarà assolutamente governo tecnico perché la legge è stata scritta per questo, Silvio Berlusconi già lancia dei messaggi chiari a Gentiloni e alla sinistra, si è detto disponibile ad approvare addirittura lo Ius Soli, quindi sappiamo già che Silvio Berlusconi andrà dall'altra parte come ha fatto nel 2013, come ha fatto sostenendo Monti, quindi per noi è abbastanza chiaro. Poi, se mai dovesse esistere un governo di centrodestra che vince, che si presenta agli elettori in Parlamento dicendo farà un governo per uscire dall'euro, per bloccare l'immigrazione, i nostri voti con appoggio esterno ci saranno, quindi il voto di Casa Pound è anche un voto responsabile, ma io vi garantisco che questo governo sovranista o di centrodestra non ci sarà, il centrodestra non può essere unito perché c'è Silvio Berlusconi che è il campione dell'Unione Europea, il fanatico dell'euro, e c'è Salvini che ha istanze sovraniste che sono anche interessanti ma che non valgono nulla se portate all'interno del centrodestra. Fuori dall'Unione Europea è una delle priorità per voi. Assolutamente la priorità della politica è fuori dall'euro e fuori dall'Unione Europea perché se rimaniamo lì non possiamo fare nulla di tutto ciò che serve a questa nazione, cose che magari sentiamo anche nei programmi degli altri partiti, ovviamente a 2 mesi dal voto, ma che non possono essere realizzate se non torniamo sovrani della nostra moneta e della nostra economia. Quindi sovrani della nostra moneta vuol dire investimenti pubblici, infrastrutture, far ripartire il denaro che deve circolare nelle tasche dei lavoratori. Tutte queste cose si fanno esclusivamente tornando sovrani della nostra moneta. Se aspettiamo il permesso dei francesi e dei tedeschi di rimettere in piedi questa nazione, state pur tranquilli che non arriverà mai.